Di eventi. A proposito di eventi, parliamo di un evento che si terrà domani sera in notturna, la prima gimmicana ostunese in notturna sotto le stelle, grazie a Giuseppe Morelli, il primo trofeo Morelli, benvenuto su Radio.Sud. Buongiorno a te. Allora, come ti è venuta questa idea notturna di questo primo trofeo? È un'idea già che grazie agli altri organizzatori di altri eventi, altre città nel nostro circondario, San Michele, Celli avevano già fatto e Ostuni non mancava. Si doveva addirittura fare, mancava, e l'abbiamo fatto in pochissimo tempo, in 2 settimane ci siamo riusciti. Beh, siete stati realmente bravi, bisogna anche ricordare il presidente, no Giuseppe? Di questo... Sì, il presidente Rocco Argentiero, il figlio Italo Argentiero. Sono poi... La mia fidanzata. Mamma mia, la salutiamo. Grazie a loro, ecco. Se non ci fossero loro non ci sarei riuscito. Bene, ci sei riuscito, devo dire, con tanta fatica, sì. Perché oggi insomma è un po' difficile, no? Sì. Organizzare qualcosa. In questi periodi è un po' difficile. Però la città di Ostuni ha molto collaborato, ci ha dato una mano. Subito, che la gimmicana è storica, la fanno dagli anni 80, è molto sentita. Allora, spiegaci un po' come si terrà questa gimmicana notturna che arriva a Ostuni in maniera notturna, a partire appunto da domani dalle 17. Come si terrà questa gimmicana? Inizia alle ore 17, ci saranno, la gimmicana si svolge in 5 categorie. Si fa in lunghezza di macchine, la prima è la delle 500, la 126 mini, 112, sono tutte macchine storiche. E si inizia alle 5 fino alle 8 e mezza, alle 9, poi ci sarà la seconda mancia, è tutto cronometrato, c'è un percorso di abilità con i berilli dove c'è quello che farà miglior tempo. Dipende il miglior tempo, no, di queste domande. Certo, insomma, ci si può ancora iscrivere o si può fare anche il momento? Sì, si fa al momento domani, per le donne è gratuito, ci saranno medaglie per tutti, coppe per i nuovi partecipanti. Quindi un grande si evento. Si può fare iscrizione fino alle 12, non c'è problema. Quindi un grande evento, devo dire, che stiamo preparando, anzi che state preparando... in grande corsa per entrare anche nel calendario ostunese. Io ringrazio Giuseppe Morelli, primo trofeo Morelli, ricordiamo domani alle 17 ad Ostuni. Grazie Giuseppe, a risentirci, grazie a voi. Speriamo insomma anche con le foto, con il nostro fare della nostra agenzia vada bene insomma e si vada a promuovere anche per il prossimo anno questo trofeo Morelli. Noi continuiamo con la buona musica, 10:49. Allora, a proposito di emulare, io spero che nessuno si metta poi ad emulare, visto che la fanno in notturna, cioè arriva quello che ha bevuto un po' più di birra e comincia a fare così con la sua macchina, quindi attenzione a tutti quelli che guidano a non bere, assolutamente. Perché insomma facciamo finta di essere anche moralmente utili, capito? Cioè almeno facciamo finta.